Sì, buonasera, bentornati alla Tavernetta Marinella. Siamo qui per il secondo venerdì consecutivo con dell'ottima musica, con i nostri piatti, delle tradizioni legate come sempre alla cucina contadina, diciamo a quella che è la cucina dei nostri nonni, dei nostri avi, delle massaie del posto. Anche stasera abbiamo avuto il piacere, la grande professionalità dei nostri due Orlando Furiosi. Abbiamo il nostro sommelier Orlando e il nostro esperto di peperoncino, che stasera Sommelier del sempre, peperoncino. sempre Orlando, che sì, giustamente, sommelier del peperoncino, va, facciamo questa forzatura. E che ci ha fatto assaggiare, diciamo, questo, Caterina? Carolina. Carolina, che è uno dei piccanti, se non il piccante più piccante al mondo, ed abbiamo assaggiato sia sulla pasta e patate con la provola, di cui ci ha deliziato la nostra chef, se non la mia compagna Silvana, e anche sui fusilli alla bolognese di Podolico e Cinghiale. Posso garantire che è eccezionale. È una bella prova, perché Non è per tutti. non è per tutti. Descrivi un poco. Questo è un incrocio, è nato ottobre 2013, è nuovissimo ed è stato fatto già dal peperoncino più piccante al mondo del 2013 con il costo cilindiale. Ah, quindi diciamo che Cioè, un incrocio. è un incrocio che Non l'ho fatto io, questo è stato fatto in California. e che hai ripreso Ho tu e ripreso hai io. Sì, riproposto. sì, sì, sì. Infatti poi ogni anno si scambiano questi semi, le vede nuove sono sempre più allungate agli altri coltivatori. C'è uno scambio equo di chi fa le varietà e decede. E quindi questo qua è arrivato nuovo e già fa paura, piccante. Perfetto, e allora non possiamo dirvi altro che vi aspettiamo per i prossimi venerdì a degustare, diciamo, non è l'unico piccante, questo Carolina è uno dei tanti piccanti. Oltre Ne 200. abbiamo là, in Bella Vista, oltre 200, e poi stasera, non so se avete fatto caso, abbiamo anche il nostro sommelier Orlando che ci ha deliziato con del vino. Diciamo aglianico locale, spillato in botte, che arriva di rover, che arriva, mi ha detto, da Marsala, Dalla dalla Sicilia, Sicilia. sì. Dove una botte dove conteneva del moscato, è detto Zibibbo in Sicilia. Noi abbiamo preso questa botte che praticamente dà questo aroma pure poi al vino Sì, che quindi questo retrogusto, diciamo, un poco più un po' morbido, più palato, più gentile. Infatti, a dire la verità, il vino aveva delle note, diciamo, vellutato. che andavano, sì, sul vellutato e, diciamo, sul fruttato. Comunque, complimenti, veramente un ottimo vino. Hanno potuto godere di questo vino tutti gli ospiti e sui nostri piatti. Vuoi dire qualcosa in più Sì, visto che hai rispetto? parlato del vino, non ci dimentichiamo della bisa che abbiamo assaggiato con la buccia del limone di Amalfi. È una novità, e anche la tavernetta è molto propensa a questi nuovi arrivi e a far degustare dei prodotti particolari. Diciamo la casa D'Ambrosio. produttrice, che è D'Ambrosio. D'Ambrosia, che ci ha onorato, diciamo, con il suo prodotto. Veramente, a dire la verità, un ottimo prodotto. Abbiamo potuto assaggiarlo assieme al vino e degustarlo sui nostri piatti, e ha ottenuto un ottimo riscontro anche la birra artigianale. A Ah, proposito, facevo dimenticavamo. segno. Attenzione, Tradizione attenzione. battibale. Niente, abbiamo potuto gustare anche i latticini, le mozzarelle, le ricotte, gli scamosciati, le provole affumicate di questa spettacolare caseificio che si chiama Podere dei Leoni, di Nocera Inferiore o Superiore, Nocera Inferiore, che abbiamo servito insieme ai nostri antipasti, e che comunque hanno attribuito un valore aggiunto, diciamo, alle nostre portate. Ringraziamo quindi anche questo caseificio.